Signore e signori, buonasera e benvenuti a Buonasera Signorina, uno spettacolo divertente presentato dalla compagnia La Combriccola e la compagnia lirica livornese. Nell'augurarvi un buon divertimento vi preghiamo gentilmente di spengere i telefoni cellulari e accendere il sorriso e acclamiamo con un grande applauso Buonasera Signorina! Buonasera signore e signori e buonasera signorine. A questo punto permettete che mi presenti. Io mi chiamo Gagà, il bel Gagà, e sono bello, bello, bello. Sono talmente bello che non mi vuole mai nessuna, forse perché temo il confronto. D'altra parte mamma me lo dice sempre: Gagà, tu sei bello, ogni scarafone è bella mamma soia, e continua: Gagà, tu sei bello, tu sei talmente bello che quando vai via te rimane la voglia di te. Tutti quanti hanno sempre voglia di Gagà. Ma d'altra parte, io non sono soltanto bello, modestamente sono anche un intellettuale. Infatti per vivere scrivo. No, non scrivo poesie, non scrivo nemmeno libri o giornali, no, no. Io scrivo letterine a mamma, che caccia il denaro per spaesarmi la vita. Sì, e anche il mio papà, per sopravvivere, scrive. Soltanto che lui è professionista, lui non scrive letterine, no, no. Lui scrive direttamente cambiali e pagherò. Ed è con quelli che si mantiene, con gli alcolici e le cocottes. E poi si adira con me se io faccio altrettanto, anche perché la cocotte chiamata in causa alzerà il prezzo. Ma che volete farci? Questo purtroppo è il prezzo da pagare per stare nel gran mondo. Eh sì, se fosse un piccolo mondo sarebbe meno faticoso, vero? Distanze più strette, ma sarebbe anche meno divertente. Voi state bene? Sì. Bene, beati voi. Io invece sono stanco, sfinito, squassato. Non mi reggo, sono tanto buato. Margherita, Claretta e Lulù mi ha ridotto che non servo più. Sono un uomo di moda fatale, con le donne sono spesso brutale. Le stavazzo, le moto, le sciupo, longa buossi che peggio in un lupo. Mi chiamano Gagà, Gagà di qua, Gagà di là, tutti vogliono Gagà. La contessa Pomponia Scorsetti vuoi Gagà sul terrazzo alle 7. La duchessa Cornelia Paccotto vuol terrazzo sul ruolo alle 8. Mi chiamano Gagà, Gagà di qua, Gagà di là, tutti vogliono Gagà. Dunque dicevamo, come dice lei, quel signore col cappellino bianco, pure lei, complimenti. Anche là giù sul fondo, quei ritardatari che stanno arrivando, scommetto che pure voi. Facciamo quanti tra voi tengono voglia? Nessuno? Impossibile. Per sto tardi tutti te danno voglia i Gagà. Spesse volte mi dice la gente che non vive, che non so far niente, ma la gente maligna non sa che fatica che faccio a giocare. La mattina ringago alle 7, poi ringago la sera alle 8, mangio poco, soltanto un budino, carne, pesce, lumiezze e tacchina. Mi chiamano Gagà, Gagà di qua, Gagà di là, tutti vogliono Gagà. La marchesa Bigoscia Balena vuole per forza cagante l'arena. La signora la nocchia lasagna vuole cagare tutti gli uomini in campagna. Mi chiamano Gagà, Gagà di qua, Gagà di là, tutti vogliono Gagà. Il dottore Filippo Castrato mi ha trovato un poco sciupato e mi ha detto: mio caro Gagà, per 3 mesi non devi fumare. Come cura ogni giorno mi ha dato una siringa di caco tilato. Gli ho risposto: mio caro dottore, a già fare la cura d'amore. Mi chiamano Gagà, Gagà di qua, Gagà di là,
tutti vogliono cagà. La cantante Lucilla De Falco può cagà notte e giorno in tu palco. La pittrice Spennato Pennello può cagà quando fa l'acquerello. Mi chiamano cagà, cagà di qua, cagà di là. Tutti vogliono cagà, tutti vogliono cagà, tutti vogliono cagà. Eccomi qua! Grazie, grazie assai! Matteo Micheli! È il grande, il grande! È il grande, Franco Bocci! Buonasera, buonasera. Belli, meravigliosi! Signore, signori, signorini, signorinette, benvenuti, benvenuti a questa sfavillante serata di varietà! Bene, allora, benvenuti veramente, buonasera, bello, un bel pubblico. Infatti è bello ritrovarsi in Fortezza Vecchia dopo 2 anni. Ci si sente giovani a ritrovarsi davvero, davvero. In Fortezza Vecchia. Questa, vado a ballare dopo, però. Questa antologia che faremo stasera raccoglie la storia e i testi della canzone umoristica napoletana e della Macchietta. È una serata con doppi sensi, anche erotici, possiamo dire. Perché è erotissimo, Beh, e avete 2 campioni. Delle una ottime. Serata di sane risate, con un sapore che proviene dal passato e sa essere ancora sorprendente e moderno. E allora un grande attore italiano, io cantante. Io sento di dovermi togliere il cappello, prego, mentre voi lo pronunciate, maestro. Infatti. In questa rivalutazione. Un grande maestro italiano della musica italiana che ha rivalutato questo tipo di teatro a doppio senso è il grande Renzo Arbore. E allora apriamo la serata proprio in maniera definitiva con lui, con il clarinetto che ce lo presenta il grande Aldo Corsi. Senti a una ragazza e dici suono bene il clarinetto. Metti che lei capisce tutta un'altra cosa e ti fa subito l'occhietto. Metti che sei un artista puro e questa cosa non ti faccia un bel effetto. Tu, il clarinetto, tu, quello che fa filù 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 fila. Metti che lei non è un artista e con la musica non abbia un bel effetto. Oh, oh, il clarinetto si butta un po' giù. Non c'è emozione né soddisfazione a suonare da solo il clarinetto. È uno strumento un po' particolare che ha bisogno d'accompagnamento. Ma dove sta la chitarrina per suonare insieme al clarinetto qualche bef? Per fare un po' di jazz, per fare un po' filu 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 filala. Cerco come la titina questa bella chitarrina per far qualche swing, mentre il clarinetto swing, così nasce un bel blu. Senza una chitarrina non puoi far manco una canzoncina un po' sveltina in do. E allora come fo? Per fare un po' filu 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 filala. Cerco come una titina questa bella chitarrina per far qualche swing, mentre il clarinetto swing, così nasce un bel blu. Oh yeah! Aldo Corsi! E la nostra orchestra Stefania Casu! La canzone a doppio senso, la canzone a doppio senso erotico. Allora, era classico appunto di questo periodo
del caffè Chantin napoletano, del caffè concerto, era famosa un personaggio che era la chantosa dei caffè concerto. E allora eccola che arriva stasera proprio direttamente dal caffè Margherita di Napoli, eccola, è lei, Paola Pacelli in Lili Kanji. Vai! Mo non son più Concetta, ma son Lili Kanji, chantosa prediletta, a vita e voglia di. Quando me debuttaie, e chi vo conta, a gente me menaie, mazzette in quantità. Chi mi piglia per francesa, chi mi piglia per spagnola, ma suonate con te mo la metà coppa che vogli. Chi mi piglia per francesa, chi mi piglia per spagnola, ma suonate con te mo la metà coppa che vogli. Uè, caro bebè, che taggio fa? Io quando vedo a te mi sento disturba. Ah. Ci vediamo dopo, caro. Tre sore piccirelle vennono appresso a me e fanno stelle tette da dito stu caffè, ma in sogno vera stella d'ogni caffè chantà solo con Arisella ve faccio innamorare. Chi mi piglia per francesa, chi mi piglia per spagnola, ma suonate con te mo la metà coppa chi vogli. Chi mi piglia per francesa, chi mi piglia per spagnola, ma suonate con te mo la metà coppa chi vogli. Caro bebè, ma che da già fa? Io quando vedo te mi sento disturbato. A volte in coppo foglio sento parlare Lili, io leggo ma mi imbroglio, che vorrei capire, ma questo non importa, sa da sappia ballare, basta che veste corta, va bene? Più su, ah sì, ma gustai, tutto se può aggiustare. Chi mi piglia per francesa, chi mi piglia per spagnola, ma suonate con te mo la metà coppa chi vogli. Chi mi piglia per francesa, chi mi piglia per spagnola, ma suonate con te mo la metà coppa chi vogli. Uè, caro bebè, allora che taggio fa? Io quando vedo te mi sento disturba. Caro bebè, che taggio fa? Io quando vedo te mi sento disturba. T'aspetto, caro bebè! Paola Pacelli! Signora, me lo presta? Glielo riporto, stia tranquilla! Meravigliosa! Oh, caro! Ciao! Bene, la chantosa. E adesso veniamo a un autore che ha giocato molto sulla parola, un ludolinguista, possiamo dire, un grande autore italiano, Achille Campanile. E allora, di questo grandissimo, grandissimo autore italiano, guardiamoci una scenetta, appunto, perché è un varietà stasera tra scenette e canzoni a doppio senso. Una scenetta a doppio senso, dal titolo Lo scatolino, Anna Rosa Bichelli e Aldo Corsi. Sì, signor Conte, voi dite bene, ma permettetemi di dirvi che sono egualmente molto preoccupata. E di che cosa, se lei è marchesa? Ma occorre dirlo, siamo soli in casa. Mio marito è in viaggio, la servitù è uscita. Ebbene? E voi siete un uomo. E con questo? Oh mio Dio, signor Conte, sembrate nato ieri. Soli in casa... Io una donna ancora piacente e voi un uomo. Ma dimenticate, marchesa, che sono anche un gentiluomo. Ah, non dico di no, signor Conte, ma sa come si dice, vero? L'occasione fa l'uomo ladro. Marchesa, voi mi fate torto. Nulla mi indurrebbe a venire meno ai miei doveri di gentiluomo o mancando al rispetto che vi è dovuto. Bubbole, caro Conte, non mi fido.
Ma vi assicuro, ve lo prometto. Promesse da marinaio. Vi do la mia parola d'onore. Scusate, signor Conte, io so il valore che date alla vostra parola d'onore, ma permettetemi ugualmente di non essere tranquilla. Siamo entrambi fragili creature. No, io vi giuro. Beh, dite quel che volete, ma non potete impedirmi di essere piena d'apprensione. Marchesa, ve lo ripeto per l'ennesima volta, nulla mi indurrebbe a venire meno ai miei doveri di gentiluomo. Volete credermi o no? Ehi, non vorrete per caso sfidarmi a duello, eh? No, certo che no, ma intendo essere creduto. Fate quel che volete, ma io non vi credo. L'uomo è cacciatore. Allora, non mi resta che una sola cosa da fare. Vogliate scusare un momento? Mi assento, Marchesa. Che si sia offeso? No, è troppo gentiluomo. Però è bene che lo abbia posto sull'avviso. L'uomo è cacciatore. Marchesa, vi porgo questo scatolino all'interno del quale troverete di che tranquillizzarvi, e spero che così non avrete più dubbi sul fatto che io non sia con voi un gentiluomo. Ma come? Vi sareste per caso? Sì, ma non per caso. Guardate. Perché lo avete fatto? Ve l'ho detto, Marchesa, per tranquillizzarmi. Ma questo è eccessivo, non era necessario arrivare a tanto. Io non sono per le mezze misure, Marchesa. Me ne accorgo. Però devo anche dirvi che siete un imbecille, ecco. E ora scusatemi perché ho della corrispondenza da sbrigare. Buonasera. Buonasera, i miei rispetti, Marchesa. Gentiluomo, un perfetto cretino. Però, che grande occasione mi sono persa. Campanile, bene, e adesso è doveroso fare l'omaggio a un altro grande cabarettista che è scomparso da pochi giorni, il grande Gennaro Cannavacciuolo. E per fare questo omaggio a questo grande artista italiano, anche lui che ci ha lasciato, questa sera abbiamo la partecipazione straordinaria di una grande artista livornese, signori Simonetta del Cittadino. Eccola qua, buonasera signora. Buonasera. Oh, averti con me stasera, averti con me sul palco stasera è veramente una gioia. Aspetta che lascio gli strumenti del mestiere perché non mi ricordo nulla. Una gioia veramente. No, la gioia è veramente. Ci presenti un omaggio a Cannavacciuolo. È per me perché quando sto con questi amici sto veramente bene. Non toccare il microfono. Non tocco il microfono e io... Ti lascio. Con Stefania vi canterò una canzone del grande Cannavacciuolo, che è stato un grandissimo artista scomparso poche settimane fa. Guarda caso anche questa è una canzone, chissà perché, a doppio senso. E si chiama L'Amido. Nell'andar da Carolina, la mia bella stiratrice, vidi un dì la birichina con dell'amido stirar.
mi sorprese quell'affare che induriva in sul momento, ed allor volli provare per poterlo utilizzare. Io che ho il collo un poco flosso e non voglio che resti moscio, dentro l'amido lo metto, è il rimedio più sicuro, e così almeno resta duro 8 giorni anche di più. Un vecchietto aveva provato senza alcun risultato, esecutì il cemento armato con l'Armenia ed altri ancor, ma il colletto appena ritto si afflosciava in 1000 pieghe, e il tapino tutto afflitto non sapeva più che far. Io allora al caro vecchio sussurrai in un orecchio, chio, e dentro l'amido lo metta, è il rimedio più sicuro, e così almeno resta duro 8 giorni anche di più. Così almeno resta duro 8 giorni anche di più. Mi metto con Stefania perché sono anziana e casco per le scale, quindi sto qui. Signore e signori, adesso con gioia e brio un omaggio al grande Nino Taranto con una macchietta, la nostra Elisabetta Macchia in Agata! Ho piantato vino e sigarette, sai perché? Non ci vedo e risparmio gli occhiali solo per te. Vivo solo col mensile, impiegato comunale, spacco lira, spacco soldo e spacco pure me. Mi arrovello, mi arrabatto per accontentare te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci? Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci, com'è ridotto quest'uomo per te. Ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. La mattina soltanto un bicchiere d'acqua senza caffè. Entro in casa e non ti trovo, e la chiave dal portiere. Dove è andata? Ma a ballare mi commuovo e penso che giocavamo a scopa insieme ogni sera dopo il tè. Mo me faccio un solitario, guardo in cielo e penso a te. Agata, tu mi capisci? Agata, tradisci, Agata, guarda, stupisci, com'è ridotto quest'uomo per te. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci, com'è ridotto quest'uomo per te. Allora, credo che tocchi ancora a me. Vedete come si riempiono vuoti in teatro, così si riempiono. Allora, io adesso vado a leggervi, un po' me lo ricordo a memoria, un po' no, un sonetto di un nostro grande conterraneo, Renato Fuscini, detto anche Neri Tanfuscio, che voi conoscerete, che con i suoi sonetti ha deliziato non solo tutta la Toscana, ma tutta quanta l'Italia, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento.
Questa scenetta, diciamo così, questo piccolo sonetto, questa piccola poesia, si chiama La Confessione ed è un prete, mi perdonino i signori preti in sala se ci sono, che è un prete pisano e guarda caso confessa un peccatore livornese. Quindi, vabbè, la confessione, qui non ci sono molti doppi sensi, qui ci sono proprio parole crude. Dice il protagonista livornese: per me, senti, l'idea del confessore è una cosa che non la posso digerire. Ma come? Io devo andare a aprirmi cuore a un altr'uomo per poi sentirmi di? Avete bestemmiato il Redentore? Vi siete briatto? Signor, sì. Avete folniato? Sì, signore. Di molte volte? Sa, così così. Voi siete un peccatore sciagurato. Andare in chiesa, io mi vergognerei. Briao, smoccolatore e forniato. E allora, scusi, io aggiungerei: sor prete scuserà se ho bestemmiato, però le seghe se le faccia lei. Questa è veramente a doppio senso erotico. Insomma, doppio senso abbiamo. Come questa bellina però, eh. Un applauso a Simonetta del Cittadino. E allora, adesso un'altra macchietta a doppio senso, ma questa macchietta ha un senso particolare, perché è stata il cavallo di battaglia del grande Nino Taranto, ma è stato il cavallo di battaglia di una grande attrice livornese che ha dato tanto al teatro di varietà della Va Spettacolo, che purtroppo non c'è più con noi, ma è sempre con noi, la grande Viviana Larice. Vai, maestro! Disgraziata, mi ha lasciato, sentite. Dopo circa 30 mesi, ah sì, ambe, ah sì, ambe, d'un amore casto e puro, ah sì, ambe, d'un amore assai sincero, ah sì, ambe, d'un amore senza affari. Me manda a cameria, che me manda a fa, che me manda a fa, quest'imbasciata qua, non me vo sposà, non me vo sposà. Disgraziata! Ehi, tu non m'ami più, ah sì, beh, beh, te sei scucciate me, eh? Ah ne, se, se, ah sì, beh, beh, ah ne, se, se, ah sì, ah beh, ah ne, bu, bu, iruà, 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 passerò per te, bu, 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 come son nervoso, iruà, 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 passerò per te, come puoi dormir la notte, ah sì, ambe, ah sì, ambe, dopo questo tuo misfatto, è brava, non ti hanno ancora in petto, non ti sei vestita a lutto, io pure poveretto non me lo trovo più, non me lo sento più, la mia verginità l'hai rubata tu, te la sei portata tu, disgraziata, ehi, tu non m'ami più. Ah sì, beh, beh, te sei scucciato di me, eh? Ah ne, se, se, ah sì, beh, beh, ah ne, se, se, ah sì, ah beh, ah ne, bu, bu, iru qua, iru qua, iru qua, iru qua, iru qua, passerò per te, bu, 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 come son nervoso, iru qua, iru qua, iru qua, iru qua, iru qua, passerò per te, ah tu non m'ami più, ah sì, beh, beh, te sei scucciato di me, ah ne, se, se, ah sì, beh, beh, ah ne, se, se, ah sì, ah beh, ah ne, bu, bu, iru qua, passerò per te. Sì. L'omaggio alla grande Viviana Larice, tante serate qui con noi su questo palco, è stata per il premio Peretta, belle serate, e devo dire che ci ha dato tanto, tanta scuola a noi, noi più giovani di lei, ma veramente è stata una grande, grande maestra del teatro italiano. E allora, adesso andiamo, torniamo nel Caffè Chantant napoletano con una celebre canzone portata al successo da colei che ha creato la mossa.
Anna Campi creò la mossa. E allora, signori, torna sul palco la nostra Paola Pascelli. Pensate in cosa? Ninì Tirabuscio! Vai! Ascoltate bene, Che lo tuorse mia marita, non se pocchio sopportà, ma già cosa era vestita, va già mettere a cantare. Tutto è pronto, sto aspettando, la scrittura va a firmare. Non appena che mi danno, vago fuori a debuttare. Ah sì, ho scelto un nome eccentrico, Ninì Tirabuscio. Oh, oh, oh. Vedrò, oh, perderai Tirabuscio. A mossa, faccia mossa, vada. A mossa. Adesso capito, facciamo sta mossa. Le maschi sono un po' fissate con sta mossa. E va bene, facciamo sta mossa. Siete pronti? Pronti sei tu. Conosco tante e tante che non so chi è meglio me, e colire e brillante sono tornate da tournée. A fortuna si è capito, coppa tavola si fa, ca silenzio canta cita, che risorse puoi sperare. Ah, izza vesta, smuovete, è l'epoca con voi. Oh, addio mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Oh, faccia mossa! Ancora sta mossa! È proprio una fissazione sta mossa! Andiamo! Basta gara! Facciamo sta mossa! La volete in tre tempi o in quattro tempi? Quattro tempi! Ma pure in otto, basta gara, vai! Dai, allora siete pronti? Vai! Per cantare non serva voce, è un partito che ce vo. Tre canzoni mette in croce, il cafa bisse quando vo. Dal tuo cuore alla piazza, hai più grande abitue. Vida poi se fanno ammazza, la d'artista innanzi a te. E che sta vera tattica, è la sciantosa mo. Oh, 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 oh. Addio mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Oh, e che sta vera tattica è la sciantosa mo. Oh, 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 oh. Addio mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Oh, oh, oh. Perderai Tirabuscio. E adesso un omaggio a due grandi conosciuti soprattutto per la televisione, che hanno portato il varietà nella nostra scatoletta non così amata da noi teatranti, ma comunque impeccabili, bravissimi. Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. E noi proviamo a emularli con La Panchina! Buongiorno, posso? Prego. Grazie, molto gentile.
si finirebbe mai. Ma lei, si figuri, lei non deve smettere nel suo stato, poi... Quale stato? Beh, quello stato. Già, me ne dimentico sempre. Sono tanti mesi ormai che lo porto con me e che non ci faccio più caso. È un tutt'uno con me. Capisco, capisco, signora. Prego, signorina. Oh, mi scusi, non immaginavo che... Ma mi tolga una curiosità. Lui, dico lui, com'era lui? Lui? Lui, quello che ha avuto il coraggio... E che coraggio, di fare quello che ha fatto. E lui... Era cieco. Ah, ecco, volevo ben dire, c'era un qualcosa... Cieco d'amore, sì. Ah, d'amore. Anzi, no, era pazzo. Ecco, allora vede che c'era uno... Pazzo d'amore. Eh sì, a volte gli uomini sono dei veri mascalzoni, come ad esempio quello che ha fatto, per poi lasciarlo al suo destino. Ma da dove viene lei? Direttamente dal Medioevo? Siamo nel terzo millennio, ormai fra uomo e donna non c'è nessuna differenza. Eh sì, me ne sto accorgendo. Anzi, a proposito, volevo chiederle che rasoio usa per... Voglio dire che noi donne non siamo più quelle di una volta, sedotte e abbandonate. Ma mi faccia il piacere, se ancora non se ne fosse accorto, caro signore, noi... Sappiamo prenderci da sole le nostre responsabilità, i tempi sono cambiati, Sono finiti i tempi in cui ti dovevi inchinare perché entrava l'uomo di casa. Ecco l'uomo! E tutte sulla tempi, ma che fa? Ferma! Già a vederla non è che le dovrebbe nascere tanto bellino, se fa così ne viene fuori anche scemo. Signora, è andato via il tigre, mi fuori dare il mio pallone. Sì, caro. E grazie. Ah, è così, Scusi, sa, se sono stata al gioco, non era per prenderla in giro, no. È stato tanto bello avere, sentire una vita che palpita dentro di te. È stata, anche se per pochi momenti, è stata un'emozione tanto tenera e forte. Mi scusi tanto. Signorina. Sì? Signorina. Venga qui un momento. Davvero vorrebbe provare ancora l'emozione di sentirsi mamma. Sarebbe un sogno. Ecco, si compri un altro pallone. Omaggio al grande, alla grande Sandra Mondaini e al grande Raimondo Vianello. Simonetta, vieni qua con me. Allora, eccomi. È giunto il momento di un altro grande autore. Bisogna fare un omaggio. Sì, questo un sì. Un omaggio al più grande comico di tutti i tempi. Siamo a colui lontani, dove sto? Qui. Colui che ha inventato la comicità moderna. Veramente, sì. Sto parlando di Ettore Petrolini, grandissimo comico romano, vissuto al cavallo dell'Ottocento e del Novecento, morto nel 1936. Fu un grandissimo comico, colui che ha inventato finalmente l'ironia straniata, il nonsense da cui hanno preso tutti i comici moderni. Certo. Lui stesso diceva, più stupidi di così si muore. Io vi invito a rivedere i brani di Petrolini che sono ancora in giro, perché forse è un autore un po' dimenticato, bisognerebbe parlarne molto di più. E stasera noi vi presentiamo tre brani. Vedete, vi presentiamo una fantasia di Petrolini. Con tre brani. Scoprirete appunto i vari aspetti di questo grande comico. Allora, omaggio a Ettore Petrolini. Thank you.
Monna Lisa del Giocondo, fiore di grazia, fior di leggiadria. Cominciato a viaggiare per il mondo quando non c'era ancora la ferrovia. Ho una storia che ai secoli risale, così come risale il mio sorriso che molti chiamar vogliono immortale. Il gran Leonardo, appena m'ebbe vista, mormorò: «Che gran pezzo di figliola!» E detto fatto, da sublime artista, senza neppure dire una parola, mi mise in posizione e sul più bello m'offersi tutta quanta al suo pennello. Mi chiamano Gioconda in ogni sito, non perché io prenda come viene il mondo, ma per il nome che ebbe mio marito. Se invece d'essere moglie del Giocondo fossi stata la moglie del Correggio, poteva capitarmi molto peggio. Mi trovate ingrassata, ma per forza qualcuno in faccia mi tirò una torta, ma io non me la sono mica presa, anzi l'ho presa al volo quella manna piena di crema, cioccolato e panna. Io sono Monna Lisa del Giocondo ed essere ammirata ogni or mi veo, ma dopo aver viaggiato per il mondo devo tornare tosto in quel museo. Poeta estemporaneo improvvisatore, imbecille io son, e me lo dico tutto da solo, Prego maestro, quando volete. Nel dì nel quale io mi maritai, con mia moglie non feci questione mai, anzi qualche volta la porto anche sul tramvai. Questa mattina il salamino mi crompai. Ho comprato i salamini e me ne vanto. Se qualcuno ci infattisce che io canto, è inutile sparlarne, è inutile ridir. Sono un bel giovanotti, sono un augelli, ma sono un augelli, ma sono un augelli, ma sono una ha 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 ha. Un augellino, vorrei tornar bimbino, da tutti carezzato, di sera e di mattino vorrei essere sbuccellato, un di chi mi vedeva di me si innamorava e al seno mi stringeva. Evviva l'alluminio, mi chiamo Ambrogio, c'ho l'orologio che segna sempre le 23, chissà perché. E quando piove riparo dove l'acqua non cade sopra di me, chissà perché. Forse perché io non sono biondo e c'ho gli occhioni belli e sono tondo tondo e canto gli stornelli. Fiore di virgolette e di bacillo, quando ti vedo mi fa male un callo e ti amo come si ama il croccodrillo. Fiore di pippa spenta in bocca un pollo, sei bella più del grasso del cappello, più di una busta senza il franchimbollo. Fiore di viole, dovevano arrivare 36 automobili, è arrivato un carrettino a mano, a tappiaciata, più stupida di così si muore. Lo sai o non lo sai? Lo sai che differenza passa tra un servitore ed il ferro? Non sai che differenza passa tra un servitore ed il ferro? Adesso te lo spiego io. Il servitore china la schiena e il ferro china bisleri, ad appiaciata, più stupida di così si muore. Lo sai o non lo sai? Adesso ti racconto un capolavoro del pensiero umano. Lo sai come si fa a distinguere un pescio da una pescia? Tu non sai come si fa a distinguere un pescio maschio da una pescia femmina? Adesso te lo spiego io. Si va in una peschiera, si getta un pochino di pane, se viene su lui è maschio e se viene su lei è femmina, e se vengono su tutte e due è maschio e femmina. A tappiaciata, più stupida di così si muore.
Lo sai o non lo sai? Lo sai che differenza passa tra un soldato e una guardia? Tu non sai che differenza passa tra un soldato e una guardia? Beh, adesso te lo spiego io. Che il soldato può montare la guardia, ma la guardia non può montare il soldato. A tappiaciata, più stupido di così si muore. È tutto un mondo sbagliato. È tutto un mondo da rifare. Ho comprato i salamini e me ne vanto. Se qualcuno ci impattisce che io canto, è inutile sparlare, è inutile ritir. Sono un bel giovanottino, sono un augelli, sono un augelli, sono un augelli, sono un augelli. Violetta, pensateci, sono l'innamorata d'Alfredo oppure d'Armando? Son detta la Traviata. Sono, e non sembrerebbe, assai tubercolosa. Dannata a morir tisica in musica o in prosa. Ahimè, la tisi non le accorda che poche ore, dice quell'imbecille perfetto di dottore. E il direttor d'orchestra, rapido, dà il segnale e a suon di corni deggio sentirmi molto male e tossir molto forte e tirar le cuoia. Faccende che col tempo mi son venute a noia. Mio Dio, morirsi giovine io che ho peccato tanto. E di peccare intrepida ancor mi sento. E quanto? Ma non mettiamo il carro, signori, avanti ai buoi. Quel che prima accade, precedertevi il poi. Ora io comincerò dai primi giorni grigi trascorsi sull'infame lastrico di Parigi. Nell'età della bella e soave innocenza, quando le altre fanciulle hanno l'adolescenza, quando le altre fanciulle pregano per la fede, io battevo, soletta e triste, il marciapiede. Fu così che un bel giorno incontrai Alfredo del mio cuore. Eravamo in tramvai. Io mi sentii subito un colpo al petto. Ci fissammo le luci nelle luci belle, quindi ci alzammo come balzati in piedi dallo stesso scatto di molla e a braccetto mi prese con dolce atto. Volete, signorina? Io finsi la sdegnata, dissi, ricordate che io son la Traviata. Lui rispose, e per me tu fai, facciamo quest'affare. Tu sei elegantissima, questa è la mia fortuna, perché io non ho nessuna voglia di lavorare. Proprio così, signori, la verità non mente. Alfredo, in vita sua, non ha mai fatto niente. Ah, ombroso, inflessibile in materia d'onore. E la vita gioconda ama del gran signore. Così va ripetendo che egli ha sempre pagata, pur quando c'è qualcuno che sente, la Traviata. E in una festa ancora lo ricordo, di corsa buttò ai miei piedi, oh, quale strazio, la borsa. Credeste tutti, è vero, che egli mi pagasse. Ebbene, non appena il sipario calò sopra le scene, Alfredo mio raccolse il denaro gettato. Ed io stessa, signori, gliel'avevo prestato. Eppur, vedete, ancora sono innamorata di lui. Lo vuole Verdi. Eh sì, di tutte le Traviate, io sono la maggiore. E a chi lo debbo? Al mio eterno e grande amore, sempre libera. Simonetta, vieni qua con me. Adesso ci devi cantare una canzone particolare che si chiama dal titolo L'uomo meccanico. Ma com'è questo uomo meccanico? È un po' particolare. È un po' particolare, è un uomo fatto un po' a pezzi. Ma bellina però. È bellina, questa la cantava Pippo Franco. Pippo Franco tantissimi anni fa in un spettacolo che si chiamava La Licantropia.
Vabbè, quindi allora, tutto ciò che era ce manca. Lo fai ascoltare. Sì. Signori, l'uomo meccanico. Aspetta. Io lo so che son piacente e conquisto facilmente. Lei era tutta riccioluta, se ne stava muta muta con i suoi riccioli d'oro a fumare una Marlboro. Io di donne me ne intendo e la guardo e dopo attendo finché lei disse: signore, vorrei far con lei l'amore. Io che m'ero profumato feci un po' l'imbarazzato, poi con il mio moncherino sul suo viso un buffettino. Col mio arto ortopedico cominciai a farle il solletico, mentre col mio occhio di vetro la guardavo sul di dietro. Lei mi accarezzò frenetica, la parrucca mia sintetica, mentre io con la dentiera le strappai la giarrettiera, la camicia le levai, con l'uncino la graffiai. Lei mi disse: fai più piano, e poi mi svitò la mano. Porto avvolta in un giornale la mia protesi sessuale, me la leggo poi con cura proprio sotto alla cintura. Poiché siamo tra signori, non dirò i particolari, ma fu bello sul vagone che portava a Frosinone. Poi fu un attimo, un istante, mentre io con la mia amante conducevo con successo l'ortopedico mio amplesso. La mia mano fatta uncino si incagliò nel finestrino, mentre il mio braccio di legno si inceppò dentro un congegno. E così squillò l'allarme, corse subito un gendarme, mi trovarono svuotato dall'ebbrezza del peccato, mentre rimettevo via il mio cuore a batteria, raccoglievo i miei colmoni di carburo e siliconi. E così mi han sequestrato tutto quanto l'apparato, ora vivo in un'ampolla, son materia informe e molla, mentre quei riccioli d'oro stan fumando la Marlboro, forse sempre sul vagone che va ancora a Frosinone. Straordinaria Simonetta, vieni qua. Straordinaria. Straordinaria. È bellina da, veramente. Sì, questa è una bella l'uomo canzone. Meccanico. L'uomo meccanico. Allora, ora siamo tutti un po' meccanici. Purtroppo sì. La protesi di Vincoso di là si suona tutti, ma prima non era. Allora così. Simonetta, adesso. Anche la protesi sessuale. Allora adesso, sai cosa c'è? No. Un altro cavallo di battaglia della Larice, di Viviana Larice. Indovina cosa c'è? Carmen l'Encantadora. Oh, Viviana Larice, guardate, è stata la più grande di tutti. Un applauso veramente. Ci ha insegnato tutto e ce la presenta, in questo tipo di teatro. E ce la presenta Paola Pacelli. Carmencitas, muchachas todos fuegos, que cuando bacio un hombre lo subo a fuego. Soy Carmencitas, muchacha de Alicante, la donna più contesa fra tutti come amante. Son figlia di mia madre, che di mia nonna è figlia, abbiamo il sangue caldo, sento da sua famiglia. Son bella e son procace, e tengo lo cerero, son la più bella troga, de todo il trocadero. Ale! Ah! Hola signor, mi me voglio raccontare le disgraziate disgrazie di una disgraziata caduta disgraziatamente in disgrazia. Ier l'altro alla corrida, il pro dei miei scamillos, che di giorno fa il toreros e di notte fa el mandrillos, mi disse: oh Carmencitas, muchachas todas chichas, se mato questo toro te faccio la pelliccias. Però così non fu.
Il toro inferocito, sin men che non si dicas, lo dinzer mal partitos, volendo fare al mio torrier la fiestas, correndoli da priessos, con le gran corna sintiestas. Scappava il mio scamillos, e il toro pure lui. Cosa potevo fare io, por lì mustacci sui? Con tutta la mia fogas, mi lancio su un muchachos, e men che non si dica, riduco ei uno stracios. E poi passai al secondo, al terzo, e così via. Me ne passai 200 quel giorno, mamma mia. Il padre mio Scamillo scappar più non dovea, fermarsi per osare e battagliar dovea. Armato più del toros, non si calò le braghe, aveva più corna lui de un cesto di lumache. Così, senza fatica e senza gran lavoro, a furia di cornate, fu lui che uccise il toros. Ma quando morte il toros gli chiesi la pelliccias, il prode mio Scamillo rispose: «Se, ciccias, è vero sì che migo il toro già matato, ma tu, con la tua fogas, hai troppo esagerato». «E beh, ma io l'ho fatto per salvarti, gli dissi, te lo giuro, e credimi, pormigo è stato mucho duro». «D'accordo», e ribattete, «però tu sei proclivas a fare dell'amore una gran cooperativas». Così ei mi lasciò. Ma questo certo non mi annoia, perché l'amore è fonte di tutta la mia gioia, e la gioia d'amare io la posseggo a frutti, ed è per questo che la regalo a tutti. Vamos! Son bella e son procace, e tiendo lo cionero, son la più bella droga de todo il trocadero. Ole! Parla Facelli, sempre più brava, sempre più brava. Questo il vestito di Viviana, questo è veramente, per chi non l'avesse, che crearono apposta per lei, per la rivista Appuntamento in palcoscenico. Bene, qui siamo proprio la storia del teatro italiano. Bene, allora stiamo andando con queste macchiette. Adesso c'è l'omaggio ad un altro grande, grande autore, musicista e cantante. Omaggio a Renato Carosone. Con cosa? Pigliatena Pastiglia, vai! Io cammino ogni notte, io cammino svariando, io non tengo mai sonno, non chiudo mai l'occhio, non bevo caffè. Una persiana che sbatte, un lampione che luce, e un ubriaco che dice bussando una porta maraba con c'è. A tre mesi non dormo più, una bocchella vorrei ascoltà, gente decidemi come già fa. Poi mi fa dormire, poi mi fa scordare il mio dolce amore. E pigliate una pastiglia, e pigliate una pastiglia, senta me. Poi mi fa sentire come un pascià, e mi ne più il cuore, tinte e vetrine, tutte farmaciste. La vecchia camomilla ha dato il posto. Alle palline glicero fosfato promo televisionato grammi 003. Piglia la pastiglia, senta me. Into scuro una gatta, masticando una sarda, doce doce mi guarda se struscio mi agola e fa. Senta me fatti a cucca, senta me fatti a cucca. Sono ciuccio carretta, carregato d'amore, che se tira stu cuore che cerca la felicità. Tre mesi non dormo più, una bucchella vorrei ascoltà, gente decidemi come già fa.
piglia di una pastiglia, e piglia di una pastiglia, senta me. Poi mi fa dormire, poi mi fa scordare il mio dolce amore. E piglia di una pastiglia, piglia di una pastiglia, senta me. Poi mi fa sentire come un pascià, e mi nebbio il cuore, tinte e vetrine, tutte farmaciste. Ah! La vecchia camomilla ha dato il costo. Alle palline, glicero, fosfato, bromo, televisionato, DDT, bicarbonato, borotalco, semolino, mozzarella, dopanine, con un mezzo litro vino, un caffè con caffeina, grammi 003. Ah, piglia della pastiglia, senta me. Piglia della pastiglia, senta me. E piglia della pastiglia, senta me. Quella vuole la pastiglia per dormire. Io invece ho un problemino opposto, sì. Ho conosciuto una bella guagliona, sì, sì, una cinquantenne, maura bella prosperosa, con due occhi meravigliosi, un cuore grande come una casa. Ma voi capirete, io sono una povera vecchierella. Io avrei bisogno di un aiutino. Ma che aiutino? Qui ci vuole un miracolo! E datemi una pastiglia, e datemi una pastiglia tutta blu. Le promesse sai, non ti pentirai, ed allora. E datemi una pastiglia, e datemi una pastiglia tutta blu. Le ho promesso, sai, non ti pentirai, ed allora io canto con la voce di velluto. Evviva chi ha inventata chi sta aiuto. La pasticchina sopra il comodino, io la guardo, poi la assumo, anzi poi ne piglio tre. E datami una pastiglia tutta ble, e così mi tira su solo per te. E datami sta pastiglia tutta ble. Adesso un altro omaggio a Gennaro Caravacciolo, sì, con il Rivalpò. Il Rivalpò. Che anche questa è una scenetta un po' particolare. Un po' particolare, questo Po che insomma in questo momento è un po' secco. Però la canzone è il Rivalpò. Mi date un boa, qualcosa? Così me lo porti, ok. C'è chi va lungo il Tamigi ad espandere il suo cuore, e chi invece va a Parigi con la bella a far l'amore. Io che sono un patriota farò ciò che fa la trota, se l'amore fa io vo, me ne vado in riva al Po, po, secco il Po, secco il Po, in riva. Po, po, si fa quel po, 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 si fa quel po, si fa quel po, si fa quel poco che si può. In riva al po, 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 si fa quel po, 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 si fa quel po, si fa quel po, si fa quel poco che si può. Un bel giorno Carolina, un bel dì venne da me e mi disse: poverina, io l'amor non so cos'è. Le risposi con passione: ti darò qualche lezione, io l'amor ti insegnerò. Se tu vieni in riva al Po, 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 un po'. In riva al Po, 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 fare in quel po, 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 fare in quel po, fare in quel po, fare in quel poco che si può. In riva al Po, 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 fare in quel po, 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 po.
fare in quel po', fare in quel po', fare in quel poco che si può. Poi le dissi per diletto a quell'angel di candor: ogni fiume c'ha il suo letto dove scorre l'acqua ogni or. E perciò, mia bella bionda, noi dovremo andar di sponda. Lei allora non disse no e la misi in riva al Po. In riva al Po, Po, Po. Lei disse no, 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 ti metto un po', ti metto un po' in posizione, ti metto un po' in riva al Po, Po, Po. Lei disse no, 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 ti sei sbagliato, mio tesoro, qui siamo in riva al posteriore, in riva al Po, Po, Po. Si fa quel po, 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 si fa quel po, si fa quel po, si fa quel poco che si può, in riva al Po, Po, Po. Si fa quel po, 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 si fa quel po, si fa quel po, si fa quel poco che si può. È un sigaro. È un sigaro? Sì. E ora il sigaro? È ora il sigaro, perché poi dobbiamo prepararci per la prossima scena. Allora, lui mi ha portato un sigaro. Quel signore lì davanti fuma? Lei fuma? Non fuma nessuno. Non fuma nessuno? Non fuma nessuno? Eppure questo sigaro è importante. Io ti lascio. Sì. Il tuo sigaro toscano oramai non tira più. Tanto più lo prendo in mano, tanto più si butta giù. Sembra trippa di vitello, sembra carne che rinviene, sembra un pezzo di budello mezzo vuoto e mezzo pieno. L'ho tastato, accarezzato, l'ho tirato su e giù. Rien à faire. Rovinato, oramai non tira più. Lasciami stare, lasciami stare. Ah! Lasciami stare. Tu tesoro cucini da Dio. E allora? Ma pesante. Ma come pesante? Ah. Ma che pesante, tutta roba che mi ha insegnato tua madre. Ma tesoro mio, non puoi farmi come antipasto, mi hai fatto le melanzane sotto il pesto, le melanzane alla parmigiana, hai fatto funghi fritti, poi hai fatto, come primo mi hai fatto, i batuffoli, il riso nero. Va bene, l'agnellotti. E poi hai fatto il cacciucco insieme allo stoccafisso. E per dessert, quattro palle di profiterole. Ah! Ma caro, hai esagerato, amore mio. Ah! Ascolta, che però. Che dolore, no? Lasciami stare, dal giornale, ora. C'è la tua stare. Mogliettina, oh, che ha il rimedio infallibile. Stai a sentire. Ah! Allora, la tua mogliettina va di là e ti prepara una bella purga. No, la purga non la voglio. Non la vuoi? No, non la voglio. Ma lo sai che è tornata di... È tornata di moda. Ma di... Lo dice anche quella rubrica dopo il telegiornale, Medicina 33. Ma via, ma oui, via. Ma tutti no, VIPS la basta. Prendono, tutti VIPS. Ma via, allora la televisione si mette a dire prendete la purga perché fa bene, oh via. No. Ma come no? No, la voglio, la purga, no, la voglio. Sei proprio testardo, eh? E ci ridi anche sopra, come tu, questo qua. Insomma, un po' di gabinetto, no? Non la voglio. E allora sai che cosa ti dico? Sì. Che se tu non la vuoi, la do al primo che passa. Va bene, aspetta.
Primo! Primo! Voi siete testimoni tutti, eh? La signora ha detto, la do al primo che passa! Eccomi qui, a esposizione! Scusi, ma lei chi è? Sono Gino, l'idraulico, ero lì fuori che sistemavo il tubo dell'acqua, ho sentito la signora, se l'ha detto di... Eccomi qui, guardi! Ma lei è sicuro che la vuole? La voglio sì, mi è sempre piaciuto a piccino! Ah, a lei piace? No! A me ha sempre fatto schifo. Oh, però, soprattutto sa cosa? L'odore. Oddio, dei! Se non la lava, un ertoppe! Però a me mi piace anche quello. Le dirò una cosa. In 7 anni di matrimonio mia moglie non è mai riuscita a darmela una volta. Boia, te! Oui, è vero, eh! Anche la sera del cenone... E dopo le nozze niente non c'è stato assolutamente, verso è testardo. Deve essere uno di me che gli piace la palla onesto, sai? Va bene tesoro, vai a prepararla. Vado a prepararla, monsieur, e torno tra 5 minuti. Ma signora, a me mi sta bene anche così, com'è, la mia... E dice poi no, così per curiosità, ma cosa esiste questa preparazione? Ah, gli dà una bella scaldata sul fuoco. Sul fuoco? Sì, scusa, si scalda meglio, no? Lo so, ma ho paura che li bruci, li pilli da brustolito. No, guardi, ha ragione, mia moglie, guardi, ci sa fare. Di solito la prepara la cameriera, ma oggi è il giorno di riposo e la prepara la mia moglie. Boia, che organizzazione, te! Ma mi dice un po', ma in cosa consiste questa preparazione? No, guardi, di solito la fa mia suocera, ma guardi, è brava, ci mette mia suocera persino la frutta a pezzettoni. Boia, de, sono tutti abbonati a Famiglia Cristiana, questa famiglia, de. Poi a pezzettoni, ma senti l'esotismo dove arriva la frutta a pezzettoni. E che frutta ci mette, Ma ci mette la banana. Ma vero che se me lo diceva, me lo immaginavo da me. Ci mette la pesca. La pesca la vedo un pochino più dura. Ci può mettere l'albicocche, le fragoline di bosco. Ah, l'albicocchino e le fragoline, che amore. Ma guardi, una volta ci ha messo persino l'anguria. A fette? No, intera. No, ci credo, non così, è contenitore. Ora mi dai di come ha fatto a metterci le fragoline. Guardi, può piacere o non può piacere? A me non è mai piaciuta. Pensi, io non me ne intendo, L'ho assaggiata una volta soltanto, ero in seconda elementare. La maestra la voleva dare a tutta la classe. Poi a Dio chi era? Moana Pozzi deve la maestra. Ma quanti anni aveva, eh? Una settantina tu. Ah, ancora ci vedo, non ho capito perché l'ho più voluta. È rimasto scioccato, detto, insomma, devi lasciamo là. E anche la mia nonna me la voleva anche dare. Sì, ma io non la volevo, scappavo a tutte le stanze, non la volevo. E ci vedo ai voti, ma senti l'altro. Ah! Oh, mon Dieu, ci ho infilato il dito dentro, adesso brucio, mon Dieu, come brucio. Signora, ci vada pianino, perché io di solito la prendo su 20-25 gradi a temperatura ambiente. E se fa così, mi ci viene le galle, poi e la pelle si strina. Ma non si preoccupi, appena è calda mia moglie la mette fuori di finestra a raffreddare. E la fa vedere a tutti. E che c'è di male? Scusi. Boh, contenti voi, io questa gente non la capisco mia. Monsieur? Oui? Di che colore la preferisce? Come di che colore? Ma a me senta signora, mi sta bene così com'è, di castana, mora, per rossiccia, basta. Ci vuole anche un pochino di zucchero? Lo zucchero? No, meglio di no, ho paura che grippi. Allora magari una fettina di limone. Anche il limone? No, signora, è meglio di no, vorrei che invece mi restringesse troppo. Allora, monsieur, ci vuole un pochino di miele? Quello quasi quasi, un gocciolino, almeno ci do una leccatina. Monsieur? Oui? Preferisce prenderlo in piedi o seduto? Senta, signora, io di solito... La prendo sdraiata, ma guardi, ora sono a un certo punto e mi sento tutto ribolli. Più di prenderla qualsiasi posizione, basta e si decide, venga, perché io mi sento tutto ribolli. Monsieur?
Allora, pronta, si prepari, voilà. Oh, se Dio vuole, sì, mi posso salvare. Mi dici un pochino, scusi, sì, ma lei deve stare qui. Eh beh, sono in casa mia, dove devo andare, scusi. Insomma, a me devo lo so, sono un po' vergognoso, mentre si fa quello, se vede uno davanti mi guarda, mi fa un po' senso. Mi metto così, le va bene. Oh, mamma mia, gente strana. Non vedo l'ora di finirla, lì perché... si prende e dopo si calano i pantaloni. Ma come faccio a prendere se un calo pantaloni? Ma allora io mi sento tutto. Ma me la dà o no? Ma me la dà cosa? Ma come cosa? Quella lì che mi ha promesso là, che ha detto la do al primo incontro. Ma la purga. La purga? La purga. Ma la purga la dovete prendere voi, o Prodi. Piaccio. Mi guardano tutti. Oddio, ho il rosetto sbavato? Ah no, forse sarà per la gonnellina. È troppo lunga, lo so. Quest'anno vanno di moda le minigonne. Io con una minigonna starei benissimo. Infatti me lo dicono tutti. Te con la minigonna addosso faresti proprio una bella figura, dai. Ma io lo faccio per il fascino del vedo, non vedo. E tutti mi guardano. Soprattutto le guardie, e se no che cosa starebbero a fare come guardie se non guarda una guardia? Proprio stamattina mi guardavano due guardie regge, belle, ai tanti, con i baffoni, mi guardano. E poi vengono da me, che emozione, e mi fanno, ci segua, disturbo del pubblico decoro. E io vi seguo, ma schiacci cosa mi fate? Vi canto una bella poesia. Oh, dopo due minuti netti mi hanno rilasciato, perché ero passata da disturbo del pubblico decoro a disturbo del pubblico ufficiale. Bah, non capite niente, ignoranti, viva la poesia! Su volate agli usati trastulli, come l'ape si posa sui fior. Ma siccome quell'ape, o fanciulli, trae dai fiori di miele un tesor, a voi pure quei giuochi infantili siano scuola di affetti gentili. Mi piace tanto, tanto di giocare di su e di giù con questa corda mia. Posso baloccare, nessun può superarmi maestria. Le ragazzine giocano mille volte, corri più forte con la bamboletta. La mia passione sono le giravolte e me ne faccio tante in fretta, in fretta. Opla, opla, opla. Opla, 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 che gusto, che esercizio, che grande agilità. Opla, 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 che classe, che equilibrio, che grande agilità. Per questa corda mia ci ho preso gusto, e per scherzare mille volte al giorno vorrebbero la mia, ma non è giusto. E invece io ci voglio dare un corno. Non ce ne ho altre, devo stare accorta. Per rifiutar facciamo sempre in lotta. Se mi si spezza a loro non importa, e io rimango con la corda rotta. Opla, opla, opla. Opla, opla, opla. Che gusto, che esercizio, che grande agilità. Opla, 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 opla. Che classe, che equilibrio, che grande agilità. Opla, 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 opla. Che gusto, che esercizio, che grande agilità. Opla, 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 opla. Che classe, che equilibrio.
proprio che grande agilità. Coltivate, coltivate la poesia e poi sempre datela via. Cambiamo tutti di prestiti stasera, della nostra grande Viviana con cui io ho fatto un anno una tournée, la prima tournée della mia vita, ma tipo 25 anni fa, e lei mi avrebbe detto, vedendomi così: certo Matteo che te, anche vestito da donna, c'hai sempre la topa in testa. Grazie. Simona, siamo quasi giunti al termine di questa serata. Sì. E allora, c'è un pezzo di cabaret. Sì, un pezzo di cabaret c'è. Un pezzo di cabaret. Chiudiamo con questo il sistema nervoso. Il sistema nervoso. Cos'è questo sistema nervoso? Il sistema nervoso è una storia che Saverio Voldor aveva fatto per un cabaret degli anni 70 e si ambienta a Bologna. Perfetto, allora sentiamo cos'è questo sistema. Io sono una signora forse poco seria, non so, lo giudicate voi. Mi è venuto il sistema nervoso perché il mio moroso non è più affettuoso. Così l'ho scritta una rivista che mi ha portato da un psicanalista. Lui gentile m'ha stesa sul letto. Mi racconti tutto con calma, ci ha detto. Io ci ho detto di questo patema per cui mi è venuto nervoso il sistema. Mi è venuto il sistema nervoso perché il mio amoroso non è più geloso. Oh, a lui si piacciono tanto i bambini. Va a prenderli a scuola, li porta ai giardini. E a me mi porta soltanto al cinema, per cui mi è venuto nervoso il sistema. Mi è venuto il sistema nervoso perché il mio amoroso fa il misterioso. Oh, dice che sarei proprio il suo tipo, non fosse per via del complesso d'Edipo. La sua mamma è una donna di vita, il babbo licantropo, il zio ermafrodita, oh, beh, gente semplice, senza problema, ma a me mi è venuto nervoso il sistema. È venuto il sistema nervoso persino al dottore, che è uno famoso. Mentre io ci raccontavo sti fatti, l'è preso un nervoso da matti. Io allora l'ho sceso sul letto. Adesso ti faccio star bene, ci ha detto. E siccome so mica una scema, gli ho fatto tornare normale il sistema. Stefania, Casu! Simonetta! Oh, Elisabetta, eccoci qua! Oh, allora, dunque abbiamo questa serata dedicata a questa canzone a doppio senso. Sì, insomma, sì. Ci siamo divertiti con le scenette, con le barzellette, con le macchiette, ma ci vorrebbe qualcosa di più serio. Per concludere. Chiudere in bellezza. Bellezza, per lasciare un po' un'impronta, un ricordo. Ci vorrebbe qualcosa di... Sì, di Segovia. Bene, Segovia, benissimo. Qualcosa di Segovia. No, mamma mia signore, chi c'è? Segovia. Io ti lascio, No. Franco! Me ne vado, non chiudo la serata. Io non chiudo la serata. Mi lasci con Gedeone. No. Cosa vorresti te ora? Cosa sarebbe questo? Vorresti fare il coro? Vorresti fare il coro con me? Però l'altra volta mi hai fatto stonare, te lo ricordi? Cosa faccio? Vi faccio fare qualcosa? Cosa dite? Sì? Va bene. Sì, però ascoltami bene, Voglio fare un canto malinconico. Un canto malinconico, però ti do la tonalità d'inizio così non mi sbagli. Attenzione che te la do, La tonalità. Andiamo qui, prendiamo questo perché non si sa mai che voli tutto. Ecco, attenzione, Questa è la tonalità. Non
ci sta. Teresa? Wow, wow, wow. Incuriosire gli anime. La fresca aria che stimola. La fresca aria che stimola. Che pare odor di zagara. Che pare odor di zagara. Wow, wow, wow. Wow. Che canto malinconico, coglie ogni cuore tenero, coglie ogni cuore tenero, ricchi o poveri ascoltano, sto canto così languido, sto canto così languido, wow, 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 wow. Afrodisiaco nettare, mignorio tu grandissimo, mignorio tu grandissimo, col canto malinconico, e col canto malinconico, ti incuterò quel fremito, wow, 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 wow. Astro lucente mistico, mortali strali lanciali, sta troppo in pena l'arma mia, sti canti la rincuora, sto canto la rincuorerà, wow, 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 wow. Ma in curia amor fa male assai. Ma in curia amor fa male assai. Oculato so stato e brucia. Canterò malinconico. Sto canto la rincuorerà. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. E allora eccoci al termine di questa serata. Sì, la vita è tutta un quiz. Allora, la nostra Stefania Casu, vieni qua, animatrice delle serate livornesi, eh? Anna Rosa Bechelli, eccola qua, la nostra Anna Rosa. Elisabetta Macchia. Simonetta del Cittadino.
Paola Pacelli. Bellissima, meravigliosa. Il nostro comico Matteo Micheli. Lui, il personaggio livornese, Aldo Corsi. Grazie. Franco Bocci. Grazie, grazie a voi. C'è una luce blu, e in ogni casa che brilla una TV, e tutti intorno seduti a guardare, davanti a questo nuovo focolare. Il padre e il figlio dice: senti un po', solo un consiglio è quello che ti do. Tu nella vita comandi fino a quando c'hai stretto in mano il tuo telecomando. Emozioni,